Oggi voglio introdurre questo nuovo video con la lettura di uno dei vostri commenti. Ciao Anselmo, complimenti per i video che realizzi. Apprezzo molto la tua tecnica e manualità e cura di ogni singolo dettaglio. Molto belli e ben fatti anche i video sulle tue uscite. Sarebbe bello vederti pubblicare più spesso. Non capisco perché uno youtuber così come te abbia così pochi iscritti. Ti meriti di più, continua così. Intanto, davvero grazie mille per tutti i commenti che mi lasciate, sono molto apprezzati, li leggo tutti e cerco di rispondere a tutti. Ho deciso di tenere censurato nome e cognome di questa persona perché appunto non aveva un nickname, ma proprio nome e cognome, e non ho chiesto autorizzazione per pubblicare questo commento, quindi ho preferito tenerlo censurato. Bene, detto questo, possiamo incominciare con il video. Come vedete, ci sono dei pacchi da aprire che ho accumulato nelle ultime settimane di acquisti e ho deciso di aprirli insieme a voi. Andiamo! Perché non faccio i video? Semplicemente perché non li faccio, o anzi, non li porto proprio a casa. Scherzi a parte, ci sono svariati motivi per cui non realizzo e monto nuovi video. Il primo di tutti è ovviamente il lavoro. Come in altri creator come me, c'è sempre dietro un impegno lavorativo che spesso ricopre quasi l'intera totalità della giornata, come nel mio caso, e mi rimane la disponibilità solo del weekend per fare uscite in moto e registrare nuovi video, oppure le ultime ore della serata che principalmente dedico al montaggio dei video realizzati durante il weekend. Se poi a questi motivi ci aggiungete motivi extra lavorativi come impegni e quant'altro, oppure semplicemente il caldo di quest'estate bollente, a nessuno viene voglia di stare l'intera giornata a montare video dietro un computer con 40 gradi, soprattutto una persona che vive come me al mare, capite bene da voi che inizia a diventare un pochino difficile e si inizia a trascurare. Però di per sé c'è anche un altro motivo che limita molto la creazione di contenuti, che è dovuta alla telecamera, motivo tecnico. Nell'ultimo periodo voi sapete che sto realizzando tutti i miei video con questa, che è una GoPro Hero 7. Questa GoPro purtroppo ha deciso di iniziare a fare capricci. Nelle ultime uscite non mi ha letteralmente fatto portare a casa nessun tipo di materiale, nessun contenuto, perché nella prima uscita che ho fatto, che era un'uscita in fuoristrada, che mi sono allontanato da casa di un paio di centinaia di chilometri appunto per fare questa uscita, descriverne il percorso e raccontarci un aneddoto sopra. Questa benedetta GoPro a metà della giornata si è letteralmente inchiodata e non sono riuscito più a registrare nulla. Pensavo fosse dovuto alla batteria perché non si accendeva letteralmente più, cambiando le batterie che erano comunque tutte cariche, non si accendeva più. Al ritorno a casa poi sono riuscito a farla ripartire togliendo la memory card, nonostante che avessi provato a cambiare anche le memory card durante la giornata, non sono riuscito a farla ripartire. Svuotando tutto con sia batteria e memory card, collegandola al cavetto, si è accesa ed è tornata a funzionare. Seconda uscita, metà dei file che ho registrato sono tutti corrotti. Assurdo. Video bloccato e continua a scorrere. Assurdo. Anche questo. Qui. Video bloccato e Stavo di solo colpo. audio. Ma porca. Secondo me quindi sta registrando cazzo. Con tanto di commento finale. Ed è una cosa che letteralmente mi manda in bestia. Purtroppo quando esci e non porti a casa nulla è veramente logorante non poter fare quello che si ha in mente, descrivere, realizzare un filmato che può essere bello o brutto, però comunque raccontare una storia, portare a casa materiale danneggiato o non portarlo proprio. Quindi non è una cosa bellissima e ultimamente mi sto ritrovando con questo problema e quindi ho deciso di trovare una sostituta. Questa mi manda veramente in bestia questa situazione perché questa GoPro Hero 7 Black era un'ottima fotocamera, o perlomeno lo è ancora perché di base funziona. Non ha più quell'affidabilità di utilizzarla l'intera giornata. Ho sempre la paura che si blocchi, che non registri, non si stoppi, non si spenga e lì vada a perdere materiale o danneggiare la micro SD, che
irrimediabilmente mi viene detto errore SD card o formattare la scheda durante la giornata, ed è il motivo per cui mi porto dietro diverse memory card, appunto per cercare di salvare il più materiale possibile. Sebbene sia piena di problemi, piena di bug, surriscaldamenti, malfunzionamenti, ho letto sui forum un po' di tutto su questa Action Cam, che comunque lei di base registra dei file veramente ottimi, una qualità veramente eccellente, una stabilizzazione eccellente, e quindi come prodotto mi piace tantissimo, ha sempre funzionato bene fino a questi ultimi periodi che non ne vuole sapere più, e quindi avere un prodotto che funziona così non mi sembra il caso, ed è molto probabilmente che qui dentro andremo a vedere quella che sarà la nuova sostituta di questa Action Cam. La terrò e la utilizzerò come una seconda Action Cam per riprese, diciamo, di backstage o da un'altra angolazione, che magari se vanno perse poco male, e quindi possiamo magari farne altre, ma non con ruoli principali, perché purtroppo, come dicevo, non è affidabile, quindi non posso portare a casa materiale danneggiato o non portarcelo proprio. Quindi bando alle ciance, andiamo a vedere cosa c'è in queste scatole. Facciamoci un po' di spazio. Dunque, questi sono i pacchi. L'unico pacco che non andremo a aprire è proprio questo qui, perché questo contiene uno spoiler di un prossimo video, quindi di un progetto a cui sto lavorando, e mi dispiace ma non vi farò vedere il contenuto in questo video, anzi non sapevo che sarebbe arrivato così in anticipo, però lo vedremo più avanti. E quindi abbiamo i nostri due pacchi. Io ovviamente proporrei di partire con il pacco più succoso. Abbiamo il nostro coltello, andiamo ad aprirlo senza fare troppe cerimonie. Oh, piccolina. Ed eccola qui, GoPro Hero 9. Alla fine ho scelto lei. In quest'altro, che si dovrebbe aprire facilmente, troviamo dunque... Ah, ok. Ovviamente Telesin, batterie e caricabatterie. E se non vado errato, esatto, una micro SD da 64, e nell'ultimo, ma non ultimo, sempre in apertura facilitata, abbiamo, ah cavolo, un lucchetto, questo fa parte di un'altra cosa, il Media Mod per GoPro. Bene, micro SD, va bene, 64 giga della SanDisk, nulla di eccezionale, quindi non c'è molto da vedere. Andiamo a vedere l'elemento principale, GoPro Hero 9, che questa volta non viene fornita nella solita scatoletta di plastica trasparente, ma invece in una bellissima custodia rigida con cerniera. Ci sono ovviamente milioni di video online, sicuramente di altri recensori che ne sapranno più di me, però insomma andiamo a vedere l'apertura che è qua sotto. Wow, molto bella. Comunque si vede la qualità dei materiali, non scherza. Questo è un single pack, quindi abbiamo la Hero... Minchia quanto è grande! Hero 9, batteria, cavetto USB-C, supporto curvo, attacco, vite e la nostra camera. Wow, però è molto bella. Oddio, immaginavo decisamente più grande, è la prima volta che la tengo in mano una 9 e mi sembrava chissà quanto più grande, in realtà non è poi chissà quanto grande. Vediamo la 7, a paragone è leggermente più piccola, però magari con la custodia, con il case, con il frame della 7 andiamo a vedere che ci saranno secondo me gli stessi ingombri. Molto molto bella. Appeso siamo lì, calcoliamo che questa c'è la batteria, questa invece no. Molto molto bella. Cosa che però va a cambiare nel momento in cui installeremo il mod, perché sebbene questa qui, la 7, togliendo lo sportello e aggiungendo il dongle per il microfono esterno per catturare l'audio, in questo caso qui abbiamo bisogno del Media Mod, che è quella cornice con il microfono esterno e le varie uscite aggiuntive che poi vedremo adesso appena lo apriremo. Bella, molto bella, davvero molto bella. Va bene, mettiamo a posto, lo vediamo poi con calma. Abbiamo qui il Media Mod,
Bella anche qua la confezione, un po' ammaccato, classico. Manuali. Un altro supporto, siamo pieni di supporti praticamente. Un'altra vite. Qui abbiamo un antivento, che si aggancia sopra, e il nostro media mod. E qui la situazione peggiora drasticamente perché l'ingombro, qua non c'è nient'altro, abbiamo riempito la casa di cartone. La situazione peggiora drasticamente perché unita alla GoPro inizia a diventare alquanto ingombrante. Non riesco manco ad aprirlo. Eccolo qua. Ah, ok, perfetto. Queste sono le varie uscite: micro HDMI, USB-C e il jack per il microfono, che hanno uno sportellino in gomma a cui richiudere. Poi oltre il frame stesso, qua ci si deve piare la mano con sta cosa. Oltre il frame stesso abbiamo il microfono fronte retro unidirezionale, i vari attacchi hot show per mettere eventuali ulteriori mod o i microfoni esterni. E quindi questo è quanto, e questo è l'antivento che credo si monti così, esatto, per registrare l'audio sia frontalmente che dietro. Poi vedremo magari come va. Adesso proviamo a fare l'accensione di questa GoPro. Wow, come vedete il display 9 black. Non staremo qui a fare una recensione tecnica perché comunque ci sono canali che ne hanno fatte a bizzeffe. Poi tra l'altro secondo me a breve uscirà anche la 10, quindi non ha minimamente senso. Le caratteristiche principali è che comunque ha un doppio schermo, un doppio display da cui potersi vedere in modalità selfie, e il classico schermo dietro touchscreen, e in più diverse features quali sono il 4K 60 frame per secondi o 5K 30 frame, e il livellamento dell'orizzonte, che secondo me è una cosa alquanto interessante che poi magari vedremo sicuramente successivamente nel canale. Devo dire che il touchscreen risponde abbastanza bene, è molto sensibile, non riesco a beccare l'italiano. Ok, acconsento, aggiungere GPS, lo mettiamo su on, installa GoPro app e lascia accesa la GoPro e segui le istruzioni. Noi ce l'abbiamo già, l'app GoPro, tic, ricerca, abbiamo trovato la tua GoPro, ci mancherebbe, collega, abbina, voilà. E siamo pronti, 20% di carica, Hero 9 Black, va benissimo. Aggiornamento fotocamera, beh, come classico ovviamente installerà il software di aggiornamento firmware della GoPro con l'ultimo disponibile. Aggiorna, accetta e continua. Livello batteria basso, troppo basso, scheda SD, controlla il micro SD, spazio insufficiente, quindi non possiamo farlo perché comunque la batteria è scarica e manca la scheda SD, quindi lasciamo stare. Magari ci guardiamo un attimino la nostra GoPro. Come vedete il display frontale per l'inquadratura selfie non è male, veramente non è male, secondo me, speriamo sarà un ottimo dispositivo. Bello bello bello. Altra feature molto interessante sono i piedini al quale puoi agganciare la camera ai vari supporti, che questa invece non ha, ma bensì, come sapete, come ben sapete, il frame intorno. Questa la caratteristica molto bella è che è molto compatta, invece questa è leggermente più grande e ingombrante, però vediamo di farcela andare bene lo stesso. Andiamo a impostare qualche parametro tipo la risoluzione. Ultimo ma non ultimo, il caricabatterie. Ed eccolo qui, abbiamo classico cavetto USB-USB-C e il cubetto che avevo anche sulla 7, perché è veramente veramente comodo, con il quale caricare contemporaneamente tre batterie alla volta con il LED di stato. Quindi come vedete in confezione
rosso, giallo, verde, che vi indica appunto lo stato di carica completa, scarica. Abbiamo dentro le tre batterie per la Hero 9 e una caratteristica ben importante che è un porta micro SD qui sopra superiore, dove poter riporre due micro SD aggiuntive. È una cosa molto interessante perché io porto dietro sempre una scatolina con le altre memory card, e quindi per l'uscita magari di uno o due giorni, che possono bastare solo due o tre, potete tranquillamente intercambiarle senza portarvi dietro altra roba. Bello, bello, bello anche questo qui. Bene, questo è tutto. Con la memory card abbiamo concluso, quindi questo è tutto quello che riguarda il nuovo, vabbè, GoPro Hero 7, roba vecchia. Questa è tutta l'attrezzatura nuova che porterà nuovi video sul canale. Ebbene signori, come avete visto, siamo rimasti ancora in famiglia GoPro. Sebbene abbia valutato anche altri tipi di fotocamera, quali la Instago 2, al quale ero molto interessato, che però alla fine ho gettato la spugna, in quanto sebbene sia un'ottima action cam, è comunque un'action cam che secondo me è destinata a un utilizzo secondario, quindi come seconda action cam, ma non come un utilizzo principale, perché comunque ha una batteria interna, ha un'autonomia relativa, quindi bisogna stare lì a rimetterla nel case e caricarla, anche se si dice ok, mezz'ora di carica, però è comunque mezz'ora che tu sei fermo e non puoi registrare. Invece con GoPro, avendo le batterie intercambiabili, si ha la possibilità di registrare continuamente. Sappiamo la qualità di GoPro qual è, la stabilizzazione di GoPro qual è, quindi comunque si tratta di un prodotto eccellente. Spero che questa Hero 9 sia una degna sostituta della Hero 7, penso sicuramente, spero che non mi dia ovviamente problemi, che riesca a fare tutto senza grossi problemi, appunto, veramente, se no altrimenti non so più cosa acquistare. Un'altra alternativa valida, ma che alla fine non sono stato lì a spenderci più di tanto, era la DJI Osmo Action. Si trova a decisamente un prezzo inferiore dalla GoPro, ha un'ottima qualità video, una sua stabilizzazione fatta da DJI, che sappiamo è leader per quanto riguarda la stabilizzazione, però ha un comparto audio secondo me che è relativamente penoso, soprattutto per quanto riguarda l'installazione di un microfono aggiuntivo esterno per fare vlog, per fare registrazione di cattura di audio appunto da una fonte esterna. La qualità in entrata non è bellissima, se ne vedono ovviamente su YouTube diversi youtuber che hanno questa action cam con un microfono esterno. La qualità dell'audio, sebbene DJI rilasci firmware di tanto in tanto per migliorare i problemi, non è proprio il massimo, e quindi da lì ho gettato la spugna e alla fine ho detto: sai che c'è, teniamo la GoPro che sicuramente non abbiamo di questi problemi per quanto riguarda la qualità, e quindi abbiamo deciso di prendere questa GoPro Hero 9. Il mio consiglio è quello di acquistarla ovviamente sul sito GoPro, fanno un'ottima offerta con addirittura anche degli accessori quali il poll, la SD, una batteria aggiuntiva, in più vi viene dato un anno di abbonamento per avere un cloud di immagazzinamento dei dati. Io fortunatamente l'ho trovata a qualche decina di euro in meno del sito GoPro, sfortunatamente senza accessori, però se siete appena entrati nel mondo GoPro, che non avete nessun tipo di accessori, allora vi conviene prendere quel bundle lì con gli accessori e la batteria aggiuntiva. Invece io, avendo già poll, stick, selfie stick, batterie e altri accessori, biadesivi, supporti, non ero interessato a quei due o tre accessori in più, quindi l'ho trovata a qualche euro in meno su Amazon, a quale poi ho aggiunto una decina di euro per la micro SD, visto che ce ne abbiamo già diverse, ma una in più non fa mai male, e quindi sono arrivato alla fine a girare intorno alla solita cifra di GoPro. Però non sono vincolato a questo abbonamento, che sinceramente non a me non serve per quanto riguarda l'immagazzinamento dei file, e quindi alla fine siamo lì sullo stesso prezzo. Io vi consiglio sia di guardare su Amazon se volete, ma secondo me personalmente conviene comprarla sul sito GoPro, a meno che, come ho fatto io, trovate un'offerta a un prezzo leggermente inferiore e quindi ve la potete prendere lì. Poi sapete come funziona Amazon con i resi e con le tempistiche, sono super veloci e non si sta, diciamo, si va senza problemi.
Bene, anche per questo video abbiamo concluso, spero che questo piccolo unboxing vi sia piaciuto, mi ha fatto davvero piacere aprire questi 2-3 pacchetti insieme a voi, spero che questa nuova attrezzatura sia degna di portare nuovi contenuti e sicuramente con una qualità, speriamo, maggiore, e non mi resta nient'altro che invitarvi a iscrivervi al canale se vi va, lasciare un commento, un mi piace, e noi ovviamente ci vediamo con un prossimo video, come al solito, lunedì alle 18:30. Ciao! Ah, bello bello bello, c'è da fare qualche altro aggiustamento e siamo pronti.